Elisa Isoardi smentisce con forza il ritorno di Fiamma con Matteo Salvini. Con un post Instagram, la conduttrice della prova del cuoco mette fine al dibattito sulla sua attuale relazione con il politico leghista, generato da un'indiscrezione del giornalista Alberto Dandolo. Quest'ultimo ha parlato di un amore ancora in corso e, addirittura, di un possibile matrimonio. Affermazioni del tutto negate dalla diretta interessata. Ho il dovere morale, per il rispetto che nutro nei confronti di tutte le persone che mi seguono e che, quotidianamente, manifestano il loro affetto e il loro sostegno, di comunicare che ho letto delle notizie sul mio conto e sulla mia vita privata destituite completamente di fondamento. Le inverosimili interpretazioni personali di soggetti terzi, che rilasciano interviste aventi ad oggetto la mia vita privata, sono lesive della mia onorabilità, della mia dignità e della mia privacy. Grazie. I due non si sono mai lasciati, ha sostenuto, al contrario, Alberto Dandolo, parlando ai microfoni del programma radiofonico I Lunatici. Hanno avuto un momento di separazione momentanea, una piccola crisi, mai una rottura. Loro staranno così per un altro po' e poi convoleranno a giuste nozze, in montagna, in uno scenario nordico, nel paesino di Elisa. Festeggeranno il loro sì tra un paio d'anni. Viva Elisa, viva Matteo! L'esperto di gossip ha addirittura affermato come la Isoardi sarebbe stata costretta a cambiare parrucchiere perché quello precedente avrebbe spifferato ad alcuni giornalisti che lei è ancora fidanzata con Matteo Salvini. La separazione fra il leader della Lega e la presentatrice Rai è stata ufficializzata lo scorso autunno, anche se i due in seguito sono apparsi insieme, seduti allo stesso tavolo a una cena istituzionale. La secca smentita della Isoardi ha portato lo stesso Dandolo a controbattere su Instagram, ridimensionando un po' la portata dello scoop. Non per sminuire la news, ma quello che ieri notte ho detto ai ragazzi dei Lunatici su Radio Rai 2 è né più né meno quello che sto scrivendo sull'Oggi negli ultimi 2 mesi. Ho detto anche che secondo me si sposeranno e lo faranno in Piemonte. Un augurio che non vuole mettere in dubbio le parole dei diretti interessati. Io sono certo che si amino ancora e che nulla è cambiato. Ma di sicuro non sto nella loro camera da letto. PS In caso di matrimonio mi propongo come damigella MILF. Chi se ne frega.